Infine, dopo aver cercato di fare una buona confessione, dopo aver cercato di pregare, di invocare lo Spirito, perché prepari in noi lo spazio, diciamo così, perché Gesù Cristo possa venire con la grazia dello Spirito Santo in un giorno da voi fissato, potrebbe essere un giorno mariano, per esempio l'Immacolata, o una festa mariana, o tutto sommato un giorno qualsiasi, perché per il Signore tutti i giorni vanno bene per avvicinarci a Lui, e possiamo pregare affidando a Maria il nostro corpo, la nostra anima, la nostra mente, il nostro presente, il nostro passato, il nostro futuro. Offriamo a Maria, cioè, non solo la parte bella di noi stessi, offriamo a lei, non solo i nostri meriti, le preghiere, le opere buone che possiamo fare, ma offriamo, e direi che questo è molto importante da capire, offriamo a Maria anche le nostre debolezze, le nostre contraddizioni. Offriamo a Maria ciò che in noi dispiace al suo figlio e che in fondo dispiace anche a noi. Offriamo cioè a Maria noi stessi, non soltanto le nostre opere buone. Questa è una differenza sulla quale io mi permetto molto di insistere. Santo non è colui che offre a Dio le proprie buone opere, come se la nostra vita cristiana consistesse nell'avere solo e sempre più opere buone e mai più opere cattive, perché non sarà mai possibile. Faremo sempre i conti con il nostro peccato, con le nostre contraddizioni, con l'oscurità che è in noi. Ma santo non è colui che offre a Dio opere buone, santo è colui che offre a Gesù Cristo se stesso. E vuoi dire che questo è proprio ciò che fa della nostra consacrazione a Maria il gesto più grande di devozione, più grande che se noi ci impegnassimo con voto a recitare tre rosari al giorno per tutta la nostra vita. Perché non si tratta solo di offrire delle buone opere, ma si tratta di offrire a Maria noi stessi. Anzi, offriamo a Gesù noi stessi nel nome di quel sì che Maria offrì a lui. In altri termini, chiediamo a Maria di dire lei per noi, al posto nostro, quel sì che noi tante volte non siamo nemmeno capaci di dire. Chiediamo in qualche modo a Maria che si sostituisca a noi, che ci sostenga e che dica lei il suo eccomi per noi, al posto nostro, quando noi siamo così, come dire, instupiditi da non riuscire nemmeno più a dirlo. Offriamo a Maria il nostro presente, il nostro passato, il nostro futuro, perché la Pasqua di Cristo ci pacifichi, ci riempia, perché lo Spirito di Cristo, che scese in pienezza su Maria e così sulla Chiesa e su ognuno di noi, ci pacifichi interiormente, unifichi le nostre forze. Offriamo cioè a Maria noi stessi perché lo Spirito che dimorò in Maria ci rivesta di Gesù Cristo, perché anche noi, come Maria, possiamo essergli compagni, compagni della sua vita, delle sue scelte, della sua vita e della sua morte. Offriamo a Maria tutto quello che noi possiamo essere perché ci accompagni. Questo è vivere il mistero della comunione dei santi. Questo è vivere quello che Giovanni nella scena della crocifissione ci mostra. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo l'accolse nella sua casa. Accogliamo Maria nella nostra casa, cioè tra i doni che Gesù ci ha dato. E chiediamo a Maria che accolga lei noi nella sua casa, che è il suo cuore, che faccia della nostra casa la sua casa. In questo senso capite che con questo gesto così semplice, il rinnovamento delle promesse battesimali e l'affidamento di noi stessi, di tutto quello che noi siamo, anche della nostra famiglia, anche di, insomma, di tutto te stesso, soprattutto di ciò che ti fa problema, noi per così dire applichiamo quello che dice il Salmo: affida al Signore la tua via ed Egli ti darà sostegno. Noi affidiamo a Dio per mezzo di Maria la nostra via, la nostra vita, perché Lui tessa, per così dire, in noi la sua tela, compia in noi la sua opera. Ci mettiamo davanti al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, alla Trinità vivificante che pose il suo trono nel grembo di Maria e chiediamo insieme a Maria: si compia in me la tua parola. E questo sì, detto nella libertà, nella verità, detto solennemente e mai ritrattato, porterà certamente molto frutto.
Potete rinnovare ogni giorno, anche con parole molto semplici, con parole vostre. San Giovanni Paolo II diceva semplicemente totus tuus, sono tutto tuo, e ricordate la M che c'era nel suo stemma. Intendeva dire proprio questo, lui ha vissuto per se stesso questa devozione e sapete come evidentemente Maria lo ha protetto e ne ha fatto un grande testimone di Gesù Cristo. Sia questo il nostro augurio, che per intercessione della Madre di Dio e dei Santi, noi possiamo essere vere immagini di Gesù Cristo in questo mondo. Siamo tutti.